In questi giorni anche i lettori dei quotidiani hanno imparato una parola, Porraimos, una parola che esisteva già naturalmente, che è stata resa forse popolare dalla copertina di un settimanale che è uscito proprio in questi giorni in coincidenza col giorno della memoria, che anche a questo serve, richiamare memoria. Poi siccome dentro non c'era molto sul Porraimos che è annunciato in copertina, magari vi aiuteremo noi a capire cos'è. Posso usare una traduzione in una delle lingue della galassia Rom Sinti: Porraimos significa divoramento, ed è il modo in cui alla fine si è trovata una parola, forse come nel caso della Shoah, una parola che poi è stata discussa e controversa, per dire cosa accadde ai Rom e Sinti in quegli anni, in particolare lo sterminio dei Rom e dei Sinti. Divoramento credo sia la traduzione più letterale di Porraimos, significa, esprime più che altro una sensazione, mi sembra, la sensazione di essere divorati dalla storia. Anche in questo caso, come vedremo, non sarà un evento improvviso che colpisce le comunità Rom e Sinti, ma sarà il culmine, l'epilogo di una storia più lunga. Ma anche in questo caso, soprattutto, vedremo come questa storia tragica passa da queste parti. Con noi c'è Luca Bravi, che è uno storico molto attento a questi temi. Io devo ringraziarlo perché qualche anno fa, in una visita al campo di Auschwitz, Luca Bravi era una delle guide, ci indicò una carta geografica. C'era una carta geografica dei luoghi di internamento dei Rom e dei Sinti, e c'erano dei luoghi di qui. Con una certa sorpresa scoprimmo che i luoghi di internamento dei Sinti erano concentrati in questa zona, appunto, citato, non so se l'abbiamo già fatto, Agnone e Boiano in particolare, due centri non tanto piccoli, stanno nel Molise, ma insomma a pochi chilometri alle nostre spalle. Come mai arrivano? Chi arrivò lì, Luca Bravi? Come mai arrivarono lì? Anche in questo caso la scelta fu dettata da queste ragioni di marginalità, però la scelta avvenne in un luogo dove comunità Rom e Sinti c'erano. Santino Spinelli e la sua famiglia sono a Lanciano, che è un posto vicinissimo. Come avvenne questo internamento, e perché così vicino anche a luoghi dove Rom e Sinti, Rom in particolare credo in quel caso, vivevano? Sinibaldi, giusto, ricordiamolo quel viaggio. I luoghi ci ricordano di una costruzione di persone che vivevano in Italia, vivono in Italia, e noi invece costruiamo come stereotipo. Quindi ci insegnano anche da quando questa popolazione abbiamo cominciato a chiamarla zingari. Fa quasi sorridere, perché se dovessimo andare all'origine di questa storia, dovremmo perlomeno partire dal Novecento e dire che qualcuno cercò di fuggire da luoghi come la Germania, dove stavano facendo dei censimenti per trovare riparo e rifugio. Evidentemente non gli andò molto bene, perché già nel 22, io vi faccio alcuni passaggi per capire. Ecco, questo è molto importante, lo dico perché sarebbe stato il tema di domanda specifica. Luca Bravi con Matteo Bassoli ha scritto un libro, Il Porraimos in Italia, pubblicato dai Libri di Emil, molto completo, nel quale lui parla di quattro tappe. Quindi questo c'è. Vediamole queste quattro tappe, almeno sinteticamente, perché ci aiuta a capire come questi eventi, un divoramento, cioè qualcosa che è una catastrofe della storia, in realtà non sono così improvvisi come apparivano forse in chi li viveva, e come con una certa ipocrisia possono essere descritti a posteriori. Quali tappe c'erano nel caso dei Rom e dei Sinti che avvicinarono, non facevano prevedere, ma rendevano possibile un evento come lo sterminio, ricordiamo, di più di 500.000 di Rom e di Sinti? Più di 500.000 sono stati Rom e Sinti, una popolazione non infinita nonostante alcune proiezioni, quindi una percentuale enorme di Rom e di Sinti. Sono quattro tappe, no? Quindi sono quattro tappe che ci raccontano di come da Rom e Sinti si diventa zingari e si fuoriesce dal concetto di cittadino, magari cittadino italiano. La facciamo attraverso 3-4 storie velocemente, così può essere anche più semplice capire. La prima storia è del 22. Stefano Levakovic, cittadino italiano, ma anche Rom, attraversa come tante altre carovane l'Italia, il confine. C'è un ordine che è stato dato, quello che è stato dato ai prefetti, di non permettere l'avvicinamento di carovane straniere. Di fatto dovrebbero controllare i documenti, ma Stefano Levakovic arriva al confine, il documento ce l'ha, glielo prelevano, lo strappano, vedono che è evidentemente uno zingaro, e quindi Stefano Levakovic passa il 22, il 23, il 24, il 25, il 26, essendo continuamente rimbalzato tra
tra i due confini, perché come non lo vuole il Regno d'Italia, non lo vogliono neanche dall'altra parte. È la storia di un sacco di persone. Sembra che in quel momento si stia salvaguardando chi è di cittadinanza italiana, in realtà lo stereotipo è talmente forte che anche chi ha il documento in tasca non viene creduto. Passaggio successivo lo facciamo tramite Guido Landra, che noi conosciamo perché è stato uno dei preparatori, no, del Manifesto della Razza. Il passaggio successivo è quello che comincia a avvicinarsi alla riflessione sul razzismo vero e proprio, per cui sulla difesa della razza Guido Landra pubblica i suoi studi e dice: anche in Italia, ed è in contatto con la Germania, c'è un problema di meticciato che riguarda gli zingari. E se c'è il meticciato, noi non li riconosciamo, e se non li riconosciamo è necessario considerarli qualcosa di diverso dai cittadini. Per cui il passaggio fondamentale che poi ci porta alla storia di questi luoghi è quello che dice, e corrisponde un po' alle leggi razziali, perché nel 38 noi non potremmo dire che all'interno delle leggi razziali italiane ci sono individuati i cosiddetti zingari, ma in realtà nel 40, l'11 settembre, il capo della polizia Arturo Bocchini dice: non c'è più bisogno di considerare la differenza rom o sinti, zingari italiani o stranieri. Se sono zingari sono persone pericolose per razza, ce l'hanno detto gli studi di Landra, e quindi vanno fermati in dei campi di concentramento, e lì inizia l'internamento che poi riguarda. Quindi c'è prima discussione della cittadinanza, esclusione dei diritti di presenza nel territorio, di cittadinanza, poi la sistemazione razziale, razzista di questo elemento di esclusione. Questo accadeva in altre zone d'Europa, certo. E i rom e i sinti che arrivavano qua, in particolare i sinti erano spinti anche da provvedimenti analoghi che avvenivano soprattutto in Germania, perché certo. La politica razziale nazista aveva anche qui dei precedenti. Ricordiamo il caso di Tossicea, per esempio, che è un campo in provincia di Teramo. Quindi sotto il Gran Sasso, importantissimo perché ci racconta di ciò che avvenne alle comunità, in particolare rom e sinti, in quella zona, circa 80 famiglie che vivevano in Istria. L'Istria è zona di confine, il prefetto Cimoroni ordina, appena preso il controllo, che c'è bisogno di fare una pulizia etnica. Quindi queste persone vengono contate, un pezzo di queste vengono mandate nel campo di Tossicea, un altro pezzo viene inviata verso Livorno e poi mandate al confino in Sardegna. La parte di Tossicea, appunto, i rom, la categoria zingari, arriva quando se ne vanno i cinesi, perché sono sistemati in un'altra zona. Ed è una storia importante perché Goffredo Bezzecchi, abitante a Milano, è uno di coloro che ha abitato quel campo, uno dei testimoni maggiori. Esistono testimonianze, qualcuna l'ascolteremo tra poco, registrata purtroppo, perché appunto i testimoni oculari scompaiono, ma di storia ne abbiamo una molto significativa, Eva Rizzin. Eva Rizzin è una ricercatrice presso il Centro di Ricerche Etnografiche di Antropologia dell'Università di Verona, si è laureata adesso a Trieste in Scienze Politiche, con un dottorato. Il dottorato di ricerca a Trieste, è di famiglia sinti, cioè i sinti, cominciamo anche a distinguerli, ammesso che abbia senso, ma è importante per sapere la storia, sono gli zigani o zingari di origine nord europea, tedesca in particolare, mentre i rom vengono dall'Europa dell'Est, sono diciamo due. E un po' nella sua storia familiare ci sono un po' tutte queste tappe, perché i suoi antenati arrivarono dalla Germania. Sì. Espulsi quando? Alla fine dell'Ottocento? Fine Ottocento. La storia della mia famiglia si pone a cavallo fra due stati europei, per l'appunto la Germania e l'Italia. Io, da parte di mamma, appartengo alla comunità dei Sinti Gaccane Eftavagaria, una parola impronunciabile che nella nostra lingua. Io so che vuol dire. Nella nostra lingua, lingua romanes, sta a indicare per l'appunto Sinti di origine tedesca. E la parola Eftavagaria. Si lega anche a una leggenda che... No, questa la racconteremo, vuol dire sette carri, sette, no? Questo, carri, questa esatto. La racconteremo perché dovremo dedicare qualche minuto, Radio 3 è una radio piena di lettera, questa sembra una favola letteraria, poi vedremo quanto a volte le favole letterarie, cioè la storia di sette carri, sentite, quando c'è il numero 7 uno pensa subito sia una fiaba, no? Perché sette, storie immaginarie, perché è un numero che si incardina in tanti, anche i sette re di noi, sette nani, insomma,
Poi vedremo questa storia come arriva qua. Lasciamo da parte i sette carri per dopo e raccontiamo l'origine tedesca. Da parte, esatto, il mio nonno paterno apparteneva alla grande famiglia dei Lehmann-Reinhardt, che vissero per l'appunto la persecuzione nazista in Germania, la persecuzione fascista in Italia, ma anche vissero quella che fu una persecuzione pre-nazista. Furono vittime di un apparato persecutorio antizigano che fu attivo a fine 800 in Germania. E in Italia nel 2018 si sono ricordati i censimenti etnici, politici che hanno invocato i censimenti etnici. I censimenti etnici non sono una novità per le nostre minoranze. Una forse delle più importanti e famose censimento e schedatura etnica che venne fatta nella storia fu quella che venne effettuata a fine 800 da Alfred Dillmann, capo della polizia tedesca, che a fine 800 crea un'unità antizingari per la schedatura e il controllo. Verranno schedati circa 3.350 persone in Baviera, circa 3.350 Rom e Sinti, verranno fatte delle schedature e verranno schedate le persone a prescindere dai comportamenti individuali, tant'è vero che in queste schedature saranno inseriti anche i minori, e a partire da queste schedature vennero avviate poi delle pratiche proprio di allontanamento e di persecuzione di questi appartenenti a queste grandi famiglie. E quindi arrivano in Italia per sfuggire a questa persecuzione. E quando io feci la mia tesi di laurea con un capitolo interamente dedicato alla questione del genocidio, io intervistai mio nonno e chiesi: ma nonno, quali furono le motivazioni che spinsero i nostri avi a giungere in Italia? Lui mi diceva: dovevamo fuggire alle persecuzioni di Hitler. Io dicevo: ma com'era possibile che dovessimo fuggire dalle persecuzioni di Hitler se a fine 800 la persecuzione nazista doveva ancora compiersi? In questa cosa la scrivo io nella mia tesi. Qui c'è una sovrapposizione delle memorie, diciamo. Esatto, la memoria orale raccontata nella sua semplicità da mio nonno. Luca poi legge la mia tesi di laurea e vuole andarci a fondo di questa cosa, no? Mio nonno mi narrava, poi ne parleremo, ecco, dell'emigrazione di questa comunità dalla Germania in Italia, e parlava di alcune persecuzioni. Poi Luca, analizzando quello che fu scritto da Alfred Dillmann, lo Zigeunerbuch, il libro per l'appunto degli zingari, un bel giorno Luca mi chiama e mi dice: guarda che ho scoperto che all'interno dello Zigeunerbuch, a pagina 144, è schedato il tuo trisnonno e il tuo bisnonno, Karl Ludwig Lehmann e Lodovico Lehmann. E quindi una delle motivazioni che spinsero i miei avi a fuggire dalla Germania non era ovviamente la persecuzione nazista che doveva ancora compiersi, ma un apparato antizigano che fu la premessa a quello che poi fu il genocidio che avvenne in Germania, perché i miei avi giunsero in Italia, ma molti della famiglia Lehmann-Reinhardt che rimasero in Germania, le sorti, basta consultare il libro mastro di Auschwitz-Birkenau per vedere che fra i migliaia di internati c'erano tantissimi Lehmann-Reinhardt. Ovviamente i miei giunsero in Italia e questo non evitò loro poi la persecuzione che si avviò in Italia, la persecuzione fascista. Mio nonno mi raccontava che, mi diceva, se una delle tue zie e due delle tue zie furono deportate in un campo nella Bassa, mi diceva, una venne arrestata a Udine e aveva ancora un bambino, era ancora in fascia il suo bambino, e l'altra invece faceva la cuoca in un campo di internamento. E questo, anche questo lo scrivo nella tesi, e Luca vuole andarci a fondo in questa vicenda. E un giorno mi chiama e mi dice che in un archivio trova un documento molto importante. Ricordami, Luca, era del 1941, è un documento del Ministero degli Interni, e dove si dice che viene fermata una carovana di 8 zingari a Udine. E in questa carovana di 8 zingari ricorre il nome della sorella di mio nonno, Reinhard Anetta, e suo figlio ancora piccolino, Reinhard Valentino. Dopodiché Luca, facendo le sue ricerche storiche nel campo di concentramento di Agnone, che fu il luogo centrale del Porraimos in Italia, pensate che nel 1943 c'erano 148 internati. Ecco, noi abbiamo dovuto aspettare esattamente il 2013 grazie a questa importante ricerca condotta da Luca. Io non smetterò di essere grata Lo vedo, sta citando, alla fine lui non ha più nulla da dire, esatto. Luca, delle sue scoperte sì, perché oltre a arrossire poi dall'altro. È una ricerca fatta con la comunità prima di vedere questa ricerca.
E devo dire che anche qui un ruolo fondamentale nella scoperta di queste storie ce l'ha una ricerca scolastica, quella per esempio che nel campo di Agnone hanno fatto gli alunni del professore Francesco Paolo Tanzi, che qui ringrazio subito, poi tra poco sentiremo qualcosa. Vorrei ancora capire, vabbè, Rizin, poi cosa succede a questi suoi antenati che arrivano in Italia, in quale modo riescono a sopravvivere e a non sopravvivere in qualche caso quando dal luogo di internamento si passa alla deportazione nei campi e allo sterminio. Come dicevo, una delle zie col suo nipotino vengono internati ad Agnone, tant'è vero che i loro nomi poi risulteranno essere fra gli internati ad Agnone. Un'altra zia venne internata nel campo di Casal Calenda, e invece il cugino di mio nonno, Dorlindano Pavang, il cognome era italianissimo, no? L'ha ricordato Luca, spesso quando si parla di Roma e Sinti si tende a identificarlo come un popolo altro, no? Che comunque è un popolo che non è italiano. In realtà la maggior parte dei Rom e Sinti presenti in Italia sono cittadini italiani a tutti gli effetti. E ecco, Dorlindano aveva un cognome italianissimo, venne arrestato a Premariacco e venne deportato a Buchenwald, e da lì non fece più ritorno. E poi ecco, mio nonno, quando giunse in Italia diceva a fine 800 con un circo, era una famiglia di circensi, di contorsionisti. Era un contorsionista, sì, specificamente, un contorsionista, questo suscita le nostre fantasie, ovviamente. Sì, aveva il circo Zazà. Arrivò, questa Radio 3 è un nome popolarissimo, perché il nostro programma da aveva Napoli si chiama circo, Zazà, lo ribattezzeremo circo Zazà. Esatto. In effetti. Esatto. Senta, sì, tante cose ci sono. Tenetevi quei 7 carri da parte, ma non dimentichiamoli, perché è una storia che non può essere taciuta, va ricordata, come va ricordato che se possiamo ricostruire tutta questa genealogia dei Rom e dei Sinti ad Auschwitz, persino con maggiore precisione, lo dobbiamo, Luca Mravi, alla straordinaria impresa di, un ragioniere polacco, che quello ad Auschwitz incaricato di schedare tutta i Rom e i Sinti lì imprigionati e poi sterminati, compirà un gesto stranissimo, cioè nasconderà tutti questi documenti, questo registro intero, un intero faldone, non so come chiamarlo, in un secchio, lo mette nel secchio e lo seppellisce nel campo di Auschwitz. Quando poi il campo verrà liberato, lui tornerà lì, tirerà fuori questo secchio, ed è questa la ragione per cui chi va a Auschwitz in una specie di installazione può leggere l'elenco di praticamente tutti i Rom e Sinti lì imprigionati, cosa che è difficile per le altre certo, comunità, è quasi impossibile, diciamo, l'elenco completo dell'internamento ad Auschwitz e dello sterminio, mentre per i Rom, consolazione, insomma, evidentemente molto piccolo, insomma, imparagonabile, diciamo, lo sterminio, c'è questa possibilità di ricostruirli. 23.000 persone, le ultime 3.000 sterminate tutte nella notte del 2 agosto 1944, con la quale si chiude, poiché tutti sterminati, il campo degli zingari di Auschwitz, che era il B2. È una storia che poi Piero Terracina la racconta Luigi Sagi, ci racconta di questo bel collegamento. Piero Terracina racconta una cosa strana, l'abbiamo anche trasmessa la sua registrazione, racconta che vedevano la parte Rom del campo come qualcosa di più dinamico, certo, di più vitale, di più festoso, vedevano alla parte Rom del campo gli ebrei cose che loro non potevano permettersi, poi un giorno non hanno più visto nulla, un giorno quella parte del campo non c'era più, quelle migliaia di persone che pure avevano visto avere dei permessi che loro non avevano, di mantenere una piccola dimensione familiare, persino sembra suonare e cantare, i Rom e i Sinti suonano i capelli lunghi, per esempio. Questo privilegio che gli sembrava accadere al di là del filo spinato a Piero Terracina, il giorno dopo di colpo si trasformò nell'assenza assoluta, quel suo sterminio era avvenuto. E Luigi Sagi, altro ebreo scomparso, ci dice: io mi sono reso conto non che non sapessi di essere in un campo di sterminio ad Auschwitz, figuriamoci, ne ero ben consapevole, ma che cosa significasse lo sterminio ce lo ha raccontato soprattutto dopo aver visto quella notte, perché mai si sarebbe potuto immaginare di quelle 3.000 persone. E ricordiamo, quelle 3.000 persone portavano anche quel cognome che poi ritroviamo nelle comunità italiane, ecco perché è così importante il cognome Reinhard, i vari cognomi. Allora, teniamo da parte questi cognomi, anzi non li teniamo da parte, se i musicisti tornano qua e poi verremo alla ricerca fondamentale che però hanno fatto gli studenti di una scuola di Agnone grazie al professor Tanzi, riscoprendo e
oltre a riscoprire, mentre chiamiamo l'Alexian Group, oltre al tema del riscoprire, c'è nelle ricerche che vengono fatte il tema della condivisione attraverso la riscoperta, qualcosa che è avvenuto, si è dimenticato, non è conosciuto bene, diventa condiviso. Per questo dedicheremo una parte della nostra conversazione proprio a come giovani e studenti di queste zone hanno ricostruito questa storia. Forse i musicisti stanno arrivando, perché no, arriva solo il nostro tecnico, che non penso si possa permettere di impugnare la fisarmonica. Ecco, li vogliamo qua, perché quando sentite il cognome Reinhardt o Reinhardt, insomma, le pronunce, beh, insomma, spero che gli ascoltatori di Radio 3, anche quelli che sono in questa sala, in particolare se sono appassionati di jazz, non possono non collegarlo a uno dei più grandi jazzisti, in particolare i più grandi chitarristi di tutti i tempi, cioè Django Reinhardt. Django Reinhardt apparteneva a questa famiglia, non so se è possibile ricostruire la parentela Evarizin, ma insomma... Sì. Cugini, diciamo. Era un manouche francese, faceva comunque parte di questa grande grande famiglia Reinhardt o Reinhardt. Era un zigano. Del resto la cultura musicale zigana è enorme, gigantesca. Nell'Ottocento tutti gli aristocratici russi festeggiavano andando a sentire, Tolstoi lo racconta, andando a sentire gli zigani, invidiando la loro libertà, le loro donne, la loro musica. Questo accadeva prima che la dimensione razziale diventasse così evidente, il problema della cittadinanza o dell'identità, come è stato raccontato, diventasse divorante, appunto. Possiamo a maggior ragione oggi usare questa parola. Minor Swing è un brano di Django Reinhardt. Ah, allora lo ascoltiamo adesso dall'Alexian Group. Thank you.
ma Minor Swing, avrete forse riconosciuto il brano e naturalmente avvertito, nonostante l'ammirazione per questo straordinario gruppo, avvertivo come tutti noi l'assenza della chitarra di Django Reinhardt, ma penso che nessuno oserebbe rifarla la chitarra, nessuno ha l'abilità di Django Reinhardt, che forse sapete non aveva nemmeno tutte e cinque le dita, nel senso in uno degli incidenti che accadono spesso nelle carovane Roma aveva perduto una parte della mano, eppure nonostante questa assenza suonava la chitarra in modo così strepitoso. Ma io, Santino Spinelli, non vorrei farle parlare di Django Reinhardt, ma della sua memoria familiare, di quello che stiamo raccontando qui, in particolare quella di suo padre Gennaro, che ha vissuto questa esperienza terribile dell'internamento in Italia durante il periodo fascista. È una storia familiare, circa 30 persone furono proprio rastrellati a Paglieta, sotto Paglieta in pratica, San Raventino, dove stazionavano in pratica nel periodo premedile, e furono portati a Torin di Sangro, che è qui vicino sul mare, dove c'era una base militare. Quindi restarono 3-4 giorni lì in un campo recintato dal filo spinato. Gli furono tagliati i capelli ai bambini, ma anche ai maschi, alle donne no. E furono poi, sempre lì, a Torin di Sangro, furono portati dalla stazione locale, che ancora in stile fascista esiste ancora la stazione, anche se è dismessa adesso, furono portati praticamente a Bari, e da Bari internati a Rapulla, che è un comune a 18 km da Melfi, in provincia di Potenza. E chiaramente ciò che ricorda in maniera particolare papà, e che nel vagone c'era un fascista, probabilmente una persona armata, che mentre loro piangevano, dice papà, lui rideva. Quindi il fatto di, il disprezzo verso proprio la sofferenza umana, verso l'altro, quindi l'odio. Okay? Si alimentava odio anche in quel modo, godendo delle disgrazie altrui, e questo è l'aspetto più terribile. Io sono stato ad Auschwitz per il MIUR, l'annuale viaggio che si fa, uno dei viaggi del ministero. Cos'è Auschwitz? Non è soltanto la fabbrica della morte, perché le vittime, anzi la morte per loro è una liberazione. Queste persone non soltanto dovevano morire, ma dovevano soffrire, dovevano essere umiliate quotidianamente, torturate quotidianamente, non soltanto fisicamente, ma anche moralmente, psicologicamente. Lì non è soltanto la fabbrica della morte, è la fabbrica dell'odio. L'umiliazione, perché l'odio. Perché queste persone poi, proprio perché si sentivano superiori, no? La razza superiore doveva rendere, infierire. In famiglia questa memoria è stata, a parte il suo figlio porta lo stesso nome del nome, vabbè, ma sì, insomma, a parte queste cose un po' meridionali, diciamo, no? Che si fanno. È tipicamente Roma anche. Sì, è pure italiano. Io porto il nome di mio zio, anche lui internato. Sì, No, ma la memoria familiare di questa vicenda è sempre stata presente. Poi nostro padre l'ha sempre raccontata. Quando io l'ho stuzzicato, in pratica, perché quando l'ho raccontato la prima volta, anche noi, lui diceva: sì, ci hanno portato una volta. No, le dico questo perché ora vi faccio ascoltare una testimonianza registrata, purtroppo, perché non c'è più Milka e Emilia Goman, nata nel 1920. Ora ascolteremo un frammento di questa testimonianza. Non devo dimenticare di dirvi che, come nel caso di campocasoli.org, il sito al quale vi ho rimandato per tanti altri materiali su questa vicenda, c'è un sito Memors e anche un po' Raimos.it, l'indirizzo sono diversi, ma Memors è un progetto di raccolta delle memorie Rome e Sinti, molto prezioso, molto ricco, dal quale traiamo questo frammento. Vediamo come riusciamo ad ascoltarlo anche in sala, di Milka e Emilia Goman, che è interessante anche per il meccanismo con cui col tempo questa memoria è riemersa, se non sbaglio, proprio in un viaggio ad Agnone e poi in una sorta di spettacolo teatrale che Milka e altri vicini a lei fecero al Campo Boario a Roma, nel Foro Boario a Roma, dove c'era un insediamento che oggi non c'è più. Io da bambina ho vissuto in Croazia. E poi sono entrata in Italia rifugiata politica con i genitori. Dopo un po' ci hanno preso e ci hanno buttato nel campo di concentramento a Agnone.
che io sono arrivata a 18 anni, sono stata 3 anni nel campo di concentramento, sono arrivata a 21 anni. In Croazia stavamo bene, noi altri avevamo la casa, terreno, si stava bene. Poi mazzavano tutti questi zingari, noi siamo scappati in mezzo ai boschi con i miei poveri genitori, c'era ancora mio povero nonno. E da che dopo un po' ci hanno buttato nel campo di concentramento. Carabinieri proprio ci hanno preso, buttati sul treno e portati a Gnone, come in provincia di Campobasso. Niente, ci hanno buttato dentro come buttare un cavallo nella stalla, capito? Avevo solo un figlio, avevo 18 anni, cosa? Ero, si può dire, una bambina. Non c'era da vivere, non c'era da lavare, non c'era niente. Ci divorivano i pidocchi, si vedeva camminare sul pavimento, lo giuro, non dico bugia. Ci mancava pezzi di carne da noi a grattare, non c'era detersivi, non c'era niente. 150 grammi di pane al giorno. La minestra, quando uno, quando l'altro trovava un verme così, quelli vermi verdi, mettevano la bieta per fare un povero minestrone. Abbiamo fatto fame. Ho perso 2 cugini, sono morti 2 bambini innocenti, roba 17, 16, 17 anni. È morto mio povero nonno, neanche visto da morto. Buttato all'ospedale, chissà dove l'hanno buttato. Era un convento, c'erano tutte camarette, tutte cose così, e c'era un grande cancello, buttati là dentro. Ci davano 30 lire al mese, 30 lire al mese, si usciva a fare la spesa. E cosa compravi? 2 patate, 2 fagioli, niente, pane mai. Un 120, 130 persone, però non tutta una razza. C'erano tedeschi, questi nomadi tedeschi, italiani, c'erano i croati come sono io, tutti rom, tutti sinti, una maggior parte che si è sempre la lingua sinta, no? Rom, però loro differente, ma si capivamo. La gente che sono entrati per bene, sono usciti fuori che non si reggevano in piedi dalla fame. Loro, questi pezzi, no? Questa polizia che guardava noi altri, che insomma ci guardavano per non scappare, loro ci mangiavano sopra noi. Loro prendevano soldi per mantenere a noi, però cosa davano a noi? La misera miseria, minestra con i vermi dentro, una povera pasta asciutta una volta alla settimana, condita ti puoi immaginare. E il resto se lo mettevano in tasca loro. Allora, 2 cose. Intanto, come sentite, cioè, non c'è paragone tra questo e il campo di sterminio, però, dei campi di sterminio, però degli elementi cominciano ad affacciarsi, degli elementi di continuità. Poi non devo dimenticare qualcosa che immagino stiate provando anche voi. In tutte queste storie finora non c'è nemmeno un tedesco. In tutte queste storie di deportazione, arresto, persecuzione, umiliazione, non abbiamo sentito il nome, non abbiamo visto il volto di un tedesco, tutte storie tra italiani. Per fortuna ci sono anche italiani come gli studenti e il professore stesso Francesco Paolo Tanzi, perché grazie al vostro lavoro, il lavoro degli studenti della scuola Giovanni Paolo, però poi ho visto vari nomi della scuola, vabbè, di Agnone, perché non so, magari anche... Adesso è un istituto omnicomprensivo, vabbè, sì, come abbiamo purtroppo discusso accade, sui nomi, quindi si chiama in un altro modo. I nomi delle scuole cambiano, ma insomma... Però il liceo è quello, Giovanni Paolo I. Perché chiama, lei cominciò a fare questa ricerca con i suoi studenti, e soprattutto che memoria c'era prima ad Agnone, prima che voi cominciaste a tentare di ricostruire i tratti di questa vicenda? Ma memoria, io direi, quasi totalmente assente. Quindi quando sentivo prima parlare, diciamo, molto simile anche la situazione di Agnone. E noi fummo contattati a suo tempo, quindi era il 1999, dall'IRSAE Molise, che...
ci chiese a me, dice, di fare una ricerca con gli studenti per vedere se è vero che nel campo di nell'ex convento di San Bernardino ci fosse stato un campo di concentramento. Cioè, è vero, addirittura era in discussione se fosse o no. Non sì, si sapeva. Esatto, avevano sentito, avevano qualche notizia di questi 5 campi di concentramento che c'erano nel Molise. E noi ci mettemmo al lavoro e fu una... Voi, cioè lei e i suoi studenti? Io e i miei studenti, perché io ho sempre avuto, diciamo, l'abitudine di far lavorare gli studenti sulla storia, no? Non soltanto di leggerla sul libro, ma di renderla viva attraverso delle loro ricerche. E quindi ci mettemmo a fare questo lavoro, un lavoro d'archivio e un lavoro anche di interviste alle persone che ancora potevano avere qualche ricordo di questo campo di concentramento. E lì fu la cosa interessante, perché mentre nell'archivio di Agnone, del comune di Agnone, riuscimmo veramente a trovare gli elenchi di coloro che erano stati internati lì, nelle interviste si univano questi ricordi a volte un po' frastagliati, non esatti, ma che comunque ci facevano capire qualcosa. Innanzitutto che anche in questo caso c'era stato veramente un fenomeno di rimozione, perché se poi andavi a chiedere qualcosa ad altri abitanti della cittadina rimanevano tutti, dici, no, ma no, quando mai un campo di concentramento? Poi ecco le solite critiche in questo caso, dici, no, ma non si chiamava di concentramento, era internamento. E noi invece gli andavamo a dimostrare attraverso i documenti che c'era scritto da parte della prefettura o del ministero, c'era campo di concentramento. E qui è cominciata questa storia, che è finita poi nel 2001 con la pubblicazione di un primo libro fatto sempre insieme agli alunni, in cui si raccontavano le vicende dei campi di concentramento del Molise e soprattutto del campo di concentramento di Agnone. Ma questo ha provocato, io prima mi permettevo di dire, non è solo un problema di riscoperta, anche un problema di riconoscimento e condivisione, ha provocato qualcosa del genere nella comunità di Agnone, nella comunità dei paesi intorno? Sì, ripeto, da una parte c'era questo coinvolgimento che ha fatto capire quello che era successo, dall'altro in molti casi c'era un po' anche una forma di quasi di rifiuto ad ammettere che ci fosse stato questo campo di concentramento, no? E invece noi abbiamo dimostrato che effettivamente era così e che effettivamente era una realtà storica ben documentata. C'è stato un momento decisivo per questo recupero di memoria, quando Emilia Goman è tornata ad Agnone, ed era il 2005. C'era la scuola, c'era Milka che tornava, e allora quando ha cominciato a raccontare di fronte al consiglio comunale, ma in realtà di fronte alla cittadinanza, la memoria si è smossa. Allora è venuto fuori forse la testimonianza più importante, che è quella di un maestro. Interessante, no? Vedere come queste figure di insegnanti siano sempre poi presenti e decisive in questo ricordo. Maestro Ferrara, giusto? Romolo Ferrara, che aveva visto proprio scendere incatenati questi prigionieri stazioncina di Agnone, perché a quel tempo c'era un piccolo treno che arrivava fino ad Agnone, venivano poi condotti. Naturalmente quando si evoca i treni in queste storie l'immaginario nostro ricorda. E poi ce n'è un altro di punto da accogliere: lo stupore delle comunità rom e sinte nel veder riconosciuto e ricordato qualcosa che nelle comunità si raccontava. Cioè riconosciuto fuori, ecco, fuori. Questo potremmo. Rizzi, stiamo per chiudere questa parte della nostra serata qui dal Teatro di Casoli. Mi permetto di dire affollato e attento a queste storie che in parte lo riguardano, in parte la conosceva, in parte no, in parte riguardano qualcosa di più ampio, spero che riguardino tutti quelli che ci stanno ascoltando su Radio 3. Anzi, il nostro numero per gli sms è sempre aperto, lo dico a chi sta a casa: 335 37 34
24396, se lo ricordo bene, sì, è così. 696, Piero, adesso Piero Pugliese, mi chiedo regia. 335-36-24-696, secondo me, però adesso lo precisiamo, ma chi a casa ce l'ha, ce l'ha memorizzato. Potete inviare anche domande, poi nei giorni prossimi proveremo ad aiutarvi a rispondere, perché capisco che questa sera solleviamo una serie di temi e di problemi. Eva Rizin, intanto abbiamo ancora quei sette carri, non dimentichiamo i sette carri. Allora, chiudiamo la storia dei sette carri, perché se, nella loro leggenda, e già ritiro il pronome e il sostantivo, non è né loro né una leggenda, tutta la storia dei sinti italiani nasce da questi sette carri, con la famiglia Lehman. Tra l'altro sti Lehman sono gli stessi, lo stesso cognome dei fratelli Lehman, ebrei che partono, lo racconta, l'ho raccontato Stefano Massini, ma insomma tanti loro partono e vanno in America e fondano la Lehman Brothers, ma dimentichiamo quei Lehman là. Veniamo ai vostri sette fratelli Lehman. C'era questa leggenda e tutti pensavano a una sorta di fiaba, sette fratelli, sembra un film, no? Che partono con sette carri, sembra già che cominciano le sette scarpe, le sette... In realtà cinque fratelli e due sorelle. In realtà, lei già dice in realtà, cioè già dice che questa storia sostanzialmente era vera. Sì, perché c'erano cinque fratelli e due sorelle che prendono dei carri. Era una leggenda che ricorre fra tutti i sinti appartenenti a questo gruppo, che sono sinti tedeschi, sinti francesi, sinti italiani, e parlano di questi famosi sette fratelli che a un certo punto decidono di emigrare. Ma lei quando era questa storia? Si sapeva che era vera, no? Pensavo... Sì, no, si raccontava, sì, per noi era vera. Cioè, però vabbè, era vera come vera una... Sì, però la raccontava tipo una leggenda, il nonno. Questa cosa la racconto sulla mia tesi, e Luca ovviamente da storico vuole vederci... Allora, cioè la tesi di Averizzi, e poi Luca da storico ha trovato persino la tomba dei fratelli, ma adesso... No, ha trovato l'albero genealogico. Sì, l'albero genealogico, ma anche almeno uno, se poi a Monsummano, tra l'altro, sì, perché sì. Luca bravi è toscano, quindi si è esercitato il nella regione. Sì. Il capostipite, sì. Quindi questi sette carri c'erano davvero. Perché lui poi trova... Ma si sono sparsi in tutta Italia, in tutta Europa, si sono divisi. In tutta Europa, in realtà, anzi, anche in Russia. Senta, sono usiamo arrivati. Questi ultimi minuti qualcosa di, a me, meno letterario, perché a me sta storia di sette... Come si dice sette carri? Efta Vagingre. Vagaria deriva da vago, che è proprio il carro. Appunto, anche nelle lingue, diciamo, non sinti. Lingua non fortemente corrosa dalla lingua tedesca. Appunto, una specie di Yiddish, questo... La lingua romanesca è strettamente imparentata con sanscrito, l'armeno e tutte le lingue nerviane. Immagino, ma insomma, senta, ma adesso due minuti li abbiamo, ma dobbiamo dirlo, come vive lei oggi questo riconoscimento dello sterminio della sua comunità, se lo vive come qualcosa che è in grado di parlare al nostro presente, i suoi progetti di ricerca riguardano tutti l'antiziganismo, sì. Non solo storico ma contemporaneo. Il genocidio è uno solo dei tanti effetti dell'antiziganismo, e quando noi parliamo di storia dei Rom e dei Sinti in realtà parliamo di storia dell'antiziganismo, perché politiche anti-Rom, etnocide, mirate l'assimilazione e l'annientamento culturale di queste minoranze sono sempre state le protagoniste della storia dei Rom e dei Sinti. Oggi abbiamo parlato di genocidio, pochi sanno per esempio, parlando di una recente immigrazione dei Rom romeni in Italia, quanti sanno che in Europa è esistita la schiavitù? Fino al 1856 nei principati della Moldavia e della Vallacchia esisteva la schiavitù nei confronti dei Rom romeni. I Rom romeni venivano comprati e venduti come degli oggetti. Quanti sanno oggi per esempio della sterilizzazione forzata delle donne Rom, che è stata praticata fino al 2003 in paesi europei come l'Ungheria, la Slovacchia e la Repubblica Ceca? E fino al 1989 più di 100 donne furono sterilizzate senza loro consenso informato, con la minaccia di perdere benefici dello Stato. Ecco, il genocidio è uno degli aspetti dell'antiziganismo ed è stata una parte della storia che è stata completamente ignorata. Solo di recente si è potuto parlare di questa pagina orrenda della nostra storia. Per tanto tempo poi si è detto che i Rom e Sinti erano incapaci di narrazione storica. In realtà per molti Rom e Sinti parlare di questa pagina della storia significava rievocare anche il tema della morte. Io stessa per esempio nella mia tesi di laurea volevo intervistare una di quelle zie che visse il dramma della persecuzione. Non ci riuscii perché mi disse: parlare del genocidio significa parlare della morte. Poi con l'incrementare dell'antiziganismo in Italia, perché l'antiziganismo, come dimostrano diverse ricerche europee, ricordo una recente
ricerca europea condotta dal Pew Research Center, un centro autorevole di studi indipendente americano, ha evidenziato nel 2014, facendo una ricerca in Europa, siccome si vive il rapporto in diversi stati europei con le minoranze, sono state individuate 3 minoranze, i musulmani, gli ebrei e i rom, la maglia nera è detenuta dal nostro paese. L'85% degli italiani nutre un sentimento negativo nei confronti dei rom. Questa è una ricerca europea, ma c'è stato poi un sondaggio dell'Eurobarometro del 2008 che diceva che il 45%, se non erro, della popolazione italiana non vorrebbe avere come un vicino un rom. Ancora un'indagine condotta dall'ISPO nel 2007, commissionata dal Ministero degli Interni, che ci dice che l'81% delle persone hanno un'opinione negativa. E questo... Posso chiedere una cosa, diga, a Eva, che mi sembra importante. Riportarla le domande. No, riportarla in Italia mi sembra importante, perché cosa? La mamma di Eva, oltre a tutta questa faccenda europea importantissima, ha subito il segno di quella che è la continuità di questo tentativo. Vabbè, di... Perché qual è? Perché è una cosa di cui non parlo molto volentieri, però lascia a te, Luca. È finita in delle classi speciali per zingari, dove si facevano equivalere l'appartenenza degli zingari a quella di persone con un quoziente intellettivo basso. Le famose classi differenziali. Si chiamavano classi Laciodrom, che nella nostra lingua significava buon viaggio, ma in realtà sono stati classi segreganti, perché venivano posti nei... Cioè, oltre a questa faccenda molto europea, c'è poi una concretezza italiana. Cioè, queste cose rimosse poi sono ritornate dentro ad altri concetti che poi hanno attraversato anche l'educazione. La memoria ha un aspetto importante, ci sono tante targhe in questi luoghi che abbiamo nominato: Agnone, Tossicea, Boiano, i posti quasi... A Lanciano c'è un monumento, a Lanciano c'è un importante monumento fatto dal mio amico Santino. Sì, esatto. C'è il sindaco? Buongiorno, sì, e c'è una... iniziativa dell'UNAR, l'Unione Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Santino è stato il correlatore della mia tesi di laurea. Vabbè, ma adesso sta tesi di laurea è diventata... Va bene. Dicevo, sì, col sindaco è l'UNAR, no? L'Unione Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, che ha fatto a Lanciano un importante... Lo cito perché oggi l'UNAR a Milano ha celebrato un importante convegno, certo, su questo tema della memoria del Porraimo. E c'è un piccolo segno particolare, secondo me, che parla molto di loro nelle targhe. Perché noi siamo abituati ad avere nomi e cognomi di deportati, le targhe di questi luoghi riportano i cognomi delle famiglie, quindi è un segno molto importante, perché significa che quella piccola grande storia, valutiamola come vogliamo, non è dentro la storia del singolo, ma è portata avanti da tutto un contesto familiare che è molto forte e molto presente. Io vi devo salutare, grazie. La ringrazio molto, Eva Rizzin, grazie davvero, grazie a Francesco Valotanzi e ai suoi studenti, che non so se c'è qualche studente o ex studente, ma li ringraziamo naturalmente, e grazie davvero a Luca Bravi, al suo libro Porraimos in Italia, al lavoro che ha fatto in questi anni, anche all'aiuto che ci ha dato in questi giorni. Cosa ascoltiamo ora dall'Exian Group? Una cosa si chiama Echi d'Oriente, leggo bene nella nostra scaletta. Echi d'Oriente, che vuol dire? Da dove viene questa musica? Ma è la mia composizione. Ah, vabbè, allora viene da niente, da lei. No, pensavo fosse una... Compongo anche. No, lo so. Ci terrei a dire che, visto che sono lancianese, e quindi questo territorio, il nostro Abruzzo ospita il primo grande monumento dedicato al Samu Daripen dei Roma e Sinti. Dopo Berlino, dove c'è Roma Memorial, che abbiamo inaugurato con Angela Merkel e con il Presidente della Repubblica di Germania, Lanciano, quindi il nostro Abruzzo, la nostra Italia, e io credo che sia giusto dare il plauso all'amministrazione che ha creduto a questo progetto, con la presenza del sindaco Pupillo. Va bene, grazie. Che ora è il mio sindaco. Va bene, ora è Echi d'Oriente e l'Alexian Group, c'è cioè Santino e Gennaro Spinelli e Omar Shankri.
Grazie.